Una settimana particolare in attesa dell'esito di tanti test molecolari che avete fatto, come l'avete gestita, come l'avete vissuto? Ma ormai dopo un anno e mezzo, 2 anni, come l'abbiamo gestita bene, siamo anche abbastanza abituati ai vari protocolli, a quello che dobbiamo fare, a quello che non possiamo fare. Quindi la cosa importante è che siamo riusciti ad allenarci, anche perché insomma, la partita di domani è una partita decisiva per chiudere il quarto posto il girone di andata, quindi bisogna arrivarci nel miglior modo possibile. La partita che si gioca a Padova contro una squadra che è andata oltre le aspettative, le previsioni di inizio stagione e che deve giocarsi l'ingresso tra le otto che giocheranno appunto il quarto di finale di Coppa Italia. Non bisogna abbassare la guardia. Assolutamente no, è una squadra che gioca bene, la mia squadra è imbattuta del campionato, quindi è una squadra che ti mette molto pressione nella fase del sell-out. Dobbiamo essere bravi, giocare con grande qualità, anche con grande tranquillità, questa è la cosa più importante. E se la battuta è il punto forte del vostro avversario, non avrete il libero, avrete però Gollini che lo sostituirà, lui che settimana ha vissuto. No, il Gollo è molto tranquillo, sereno, è un ragazzo che sta lavorando bene, la squadra lo sostiene tantissimo, saranno i compagni che nella partita gli daranno una mano. Ecco, lui, io sono convinto che ci sa stare in campo, ci sa stare anche molto bene. Sulla ricezione, ripeto, abbiamo una bella linea di ricezione, lo aiuteranno, poi lui farà una grandissima differenza con la difesa. Avete 9 vittorie consecutive alle spalle e avete soprattutto in questa volata finale il destino nelle vostre mani. Se Modena vince da 3, è sicuramente qualificata per il quarto di finale con il quarto di finale al Palapanin. Assolutamente vero, abbiamo fatto di tutto per arrivare a questo punto. Vogliamo giocarci bene l'ultima chance che abbiamo, è fatta nel migliore dei modi, in un campo difficile, non facile, però ci siamo.